Ciao ragazzi, ciao ragazzi, per il Ghost Dark Same. Come potete capire, siamo qua alla famosa Villa degli Orrori, alla Villa Capriglio, denominata Villa ex Villa Marchisio. Ma la sua Non capisco. No, è l'ansia, non è che lì dove chissà quale motivo è l'ansia. Su internet c'è scritto che sotto ci sono dei sotterranei dove portano una stanza ottagonale. Sì, esatto. Una stanza ottagonale. Ecco, penso che l'abbiamo trovata. Adesso cioè, noi. Non è una leggenda, esiste. Cioè, c'è. Adesso noi inizieremo appunto a fare delle indagini sotto la casa, sotto la villa. Ci portiamo tutte le attrezzature. Anche perché abbiamo visto tutte dei lumini, abbiamo visto dopo delle. Vedranno anche loro. Delle prove comunque riguardanti ai dei rituali. C'è da aver paura? Credetemi. Io ho paura, stavolta ho paura. Detto questo, adesso stacchiamo. Spero che vi piaccia il video, mettete un vostro like, iscrivetevi al canale. E niente, spero che vi piaccia quello che vi stiamo per far vedere. Ok, ha brillato. Ok, ricordati sempre di girarlo in un modo che io riesco a vederlo. Io non vedo se brilla. Brillava giù di qua, mi sa. Ok, adesso spiega come andare giù. Sta già registrando. Ok ragazzi, allora adesso siamo entrati all'interno. Fai vedere da dove siamo entrati, perché sennò capisco come mai ci siamo dovuti portare tutta la roba dentro da lì. Ok. Ci sono persone delle sedie da cinema. Sì. Vabbè, comunque qua è tutto inquietante. Fai vedere anche questo bel cammino inquietante. Si respira un'aria pesante. Ora vedremo di andare giù e vediamo un attimino cosa riusciamo a riprendere, a sentire, a vedere, speriamo qualcosa di interessante, anche se un po' di... Si può dire cacca? Me la sto facendo addosso. Andiamo, va. Andiamo. Vai. Mamma mia, beh. Non fa più. Perché? Sì che lo fa. No, ora non fa più. Mamma mia. Oddio, stavo cadendo giù. Scusate che la videocamera è storta ragazzi, ma... Ok ragazzi, questa è la stanza dove sicuramente hanno fatto dei rituali. Anche perché se vedete per terra è pieno di lumini. Si fa vedere anche qua sulle scale, magari te le sto guardando io, guardate. Sì. Cioè sono proprio un po' dappertutto. K2? K2 per ora... Ah, solo brillato prima. E non so se l'avevi ripreso prima. Oddio ragazzi. No, ma qua ho paura. Ragazzi. Quando ho bruciato qualcosa non mi ricordo cosa possa essere. Secondo te cosa può essere? Non lo so. Carta. Carta. Vi faccio vedere l'entrata del passaggio, ragazzi. Ecco, questa ragazzi è l'entrata del passaggio che ovviamente io e Tati andremo, ma prima faremo una sessione qua sopra. Vedete, farla proprio qua. Vedete? Allora io ne farei una qua, perché qua sicuramente si sedevano e qua in mezzo hanno fatto qualcosa sicuramente. Qua. Guarda Villa! Vieni che non lo vedo. Non so adesso se lo fa ancora. Ha brillato? Ok. Proviamo a metterlo qua. Mettiamolo qua. Mamma mia. Lo vedi? Ok ragazzi, abbiate pazienza. E intanto attiviamo la videocamera notturna. Perché sono qua. Oddio brilla! Beh, hai visto? Lo stai inquadrando? Sì, ma è stretto, non lo vedo bene. Bene, perfetto. Ok, così sì. Ha brillato. Ok. Ragazzi, io piazzo la videocamera notturna in un punto
punto stabilito. Non ho ancora capito dove. Ha brillato di nuovo. Tu Guarda! prova a fare delle domande intanto. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno qui con noi, può avvicinarsi a quello strumento nero che fa le lucine che abbiamo appoggiato lì sopra quella pietra lì? Me lo fai brillare per favore, se ci sei. Guarda, l'ha fatto brillare. Grazie. Mamma mia, beh, sta brillando di brutto. Grazie. Ok, ho capito. Ti va di comunicare tramite la nostra videocamera? Se vi avvicinate e parlate vicino alla videocamera. Lei mi può sentire. Ehi, sei ancora qui? Mi fai brillare ancora il K2, quello strumento nero lì sopra, quel quadrato lì di pietra, per favore, se sei qui con noi? Guarda, guarda, hai visto? Beh, tanto la videocamera qua l'ha ripreso sicuro. È sfocato? Così forse, ma forse così vede meglio. Ok, ora è tutto buio. Ti siedi lì su quel quadrato lì di pietra, per favore, vicino al K2, lo fai illuminare ancora una volta, per favore. Non ci sei più? Ok, Prova a spegnere la luce. del tutto? Sì. Oh mamma. Siamo completamente al buio Oddio, adesso. beh, c'ho una paura enorme. C'è Poi, qualcuno qui con noi? se ci sei, fai brillare quello strumento che fa le lucine, per favore. Come hai fatto prima? Mamma mia. Com'è che non lo fa più illuminare ora? Mamma mia, C'è guarda. stata un'ombra strana. Anche tu l'hai vista? Pensavo fossero i miei No, occhi. no, prova a spegnerla e No, riaccenderla. dai, ho i brividi Sì, spegnila ora. e Ok, devo essere sicuro che non era la luce. Vai vado. adesso. L'hai No, rivista? non era la luce, ho ripreso una nebbiolina, No, ragazzi. no, È no, no, andata qua. Qua no. Mamma mia, beh. è andata. Vieni lì. Ok, aspetta, allora ragioniamo le cose, proviamo ad andare verso di là. Allora. Ok. Intanto prendiamo il K2. Ok, raduna, portiamo. Vuoi che te ne porto ce la fai? Aspetta, prendo questo. Non si chiama. Aspetta che ti faccio luce. Occhio buco! Oddio, oddio, oddio. Beh, cos'è sta roba? È impossibile. Cioè, un sacco di candele. Guarda, io non vedo niente. Scusami. Ora vedi? Sei qui? Mi chiamo freddissimo. Inquadra il fumo che fa qua sotto, beh. Il tipo Lo di nebbiolina del vedete? genere abbiamo visto. Questo è il freddo che fa qua sotto, raga. Mamma mia, c'ho il cuore che mi batte a mille, tu?
Hai il cuore che batte forte? Mi è aumentato il battito cardiaco. Io direi di tornare dove eravamo prima e fare una sessione di Spirit Box. Sì. Lì cosa c'ha? Mamma mia, si vedono delle cose strane qui. Di là? Vai, ti sei. Torno di là? Sicuro che mi faccio tornare di qua allora. E vi ho fatto vedere che anche qua c'è un lumino, in questa grandicchia c'è un lumino. Eccolo qua, ragazzi. Cioè veramente sono dappertutto. Occhio al buco, ah, fa vedere i buchi pure. Mamma mia, ho una roba. Dov'è il buco? Lì, l'hai visto? Sì. Occhio, ah. Qua rischi un secondo, t'ammazzi, non sono mio, ovunque. Pensiamo qui lo Spirit Box. Cerca di tenere la videocamera una vicina perché in maniera così riprende bene anche la. Dello Spirit Box. Scusate ragazzi, ma perdiamo tempo perché stiamo. Ma ha brillato o sono stata io a vedere che brillava? Come ti ho insegnato io? No. Sì, ma dov'è? Vabbè, adesso è qua. Dov'è? Questo, giusto, dove c'è le cuffie? Sì. C'è un senso di nausea. Beppe, devo accendere, ecco perché non funziona. Di nausea? E dove è il cassone? Giri K2 verso di me. Giri K2 verso di me. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcosa che non va, No, perché no, no, no. questa è sbagliata. Grazie.
C'è qualcuno qui con noi? Hai detto qualcosa? Ripeti, c'è qualcuno qui con noi? Io. Scusa, com'è che hai detto? Scusa, puoi ripetere quello che hai detto prima? Sei un'entità cattiva! Dici il tuo nome, per favore. Un'altra signorina. Aspetta, ho preso la Madonna. Sei qui vicino a me? Usano questo posto per fare delle cerimonie sataniche? Potete parlare più forte, prendete energia dagli strumenti che abbiamo. Se no non riusciamo a capirvi. Vi fa piacere che siamo qua con voi oggi? Possiamo fare qualcosa per voi? Hai detto prega? Vi stiamo dando fastidio. Dobbiamo andare di là per caso. Cosa hai detto? Grazie.
Hai sentito? Sì. Allora ci spostiamo di là. È molto caldo. Ci spostiamo? Sì, hai sentito? Là, giusto? Ragazzi, ci siamo ripresi. Scusate che abbiamo dovuto staccare. Adesso noi facciamo la nostra solita sessione, che tra l'altro abbiamo deciso di farla qua perché abbiamo visto questo altare dentro la villa. Adesso Qui c'era una croce, lo vedi? C'è il segno ancora. Qua c'era una vi faccio croce. vedere che l'altare dall'alto al basso. E allora, visto che ci indicava venire di qua, abbiamo deciso di fare una sessione anche qua. Se ci avete fatto caso, ho appena filmato che ha brillato. Ma hai notato che cosa è inquietante? Hanno tolto tutte le teste agli angeli. Non ce n'è una che abbia la testa. Oddio, quel coso lì? Guarda, ma tu te ne eri accorto? Siamo saliti prima lì sopra, amore. Era quel pezzo che mi faceva paura vuoto. Ecco Ok, cos'è. vieni qua. Ok. Sì. Tira su, piazza il tutto. Grazie. Intanto, mentre noi siamo qui, che stiamo preparando, abbiamo lasciato l'altra videocamera che filmava. Perché l'abbiamo lasciata lì? Voi dite, ma perché sono così stupidi che lasciano una videocamera normale che filma da sola? C'è un motivo. Il mio motivo è che questa videocamera che ho lasciato là, più delle volte mi ha preso delle VP. Quindi prendendomi degli VP tendo a lasciarla a volte lì da sola perché ha un buon audio. E ha un buon audio, mi sono impapinato. Detto questo, qui sta brillando di brutto. Sta brillando? Nel frattempo, intanto che tanti. C'è qualcuno che vuole comunicare con me, Tatiana? Ripeto la domanda, c'è qualcuno che vuole comunicare con me e Tatiana? Chi è che fa brillare l'oggetto, il K2? Chi si avvicina a me? Sono accanto a voi. Ah, ho capito bene allora. Sei cattivo o bravo? Mamma mia! Hai notato che quando si accende parlano? Sei una donna e un uomo? Entrando.
chi sta entrando? Non lo so, non riesco a capire. Puoi ripetere chi sta entrando? Ti va di parlare con me? Guarda. Cosa ha detto? Indietro. Brillando di brutto il capo 2. Vuoi parlare con me? Io sono Giuseppe. Tu come ti chiami? Sei qua vicino a noi? Cosa hai detto? Non riesco a capire. Sei qua vicino a noi? Cosa è stato fatto qui dentro? Cosa ha detto? Potete parlare più forte? È stato dissacrato questo posto? Il padrone ha detto. Che cosa ha fatto il padrone? Cosa ha detto? Non riesco a capire. Cosa ha fatto il padrone? È passato un orps. Sei tu questa energia che vedo? Mamma mia, che c'è? Ho sentito un peso di... Ma mi hai tirato dietro?